Clementino ospite a Sansevero, questa è la 15ª edizione del Safiter. Il tema di questo festival su Sansevero è quello dei diritti umani, sì. Quindi i bambini, quindi l'immigrazione, quindi questa terra che insomma urla dignità. Ma certo, io credo che il Sud in generale urli dignità, e è una lotta che facciamo da tantissimo tempo. Io sono contento di portare le mie radici in giro. Io sono campano a tutti gli effetti, che abito nella provincia di Napoli con mamma di Benevento, ma nato ad Avellino. Io quindi porto ovviamente super tifoso del Napoli e giro portando la Campania dovunque, anche in Europa. Parlo di tantissime problematiche perché io credo che comunque il rap sia un pochino anche la voce della verità di quello che c'è intorno. Parlo di tantissimi problemi che sono dalle persone che si spostano dalla propria terra natale per andare a lavorare fuori, e l'ho fatto in alcune canzoni come Quando sono lontano, come Oviente che dice quando parte nei bastimenti, quindi da quando si spostavano in America i nostri avi, e fino ad arrivare appunto a Cenere, dove dice che le persone si spostano per motivi ovvi o perché bisogna fare questo sacrificio a spostarsi. Mi piace parlare anche di altri problemi della società. Io ho una scuola di calcio di bambini che si chiama Iana Soccer Academy, dove comunque questi ragazzi giocano a calcio, e c'era un vecchio musical napoletano che si chiama Scugnizzi, e dicevano vicino a questo signore che faceva cantare tutti i ragazzi, diceva: tu sei sicuro che per quei 3 minuti di canzone questi non fanno guai? Dice: no, ma almeno per 3 minuti non fanno guai. Quindi niente, io spero sempre di portare la mia voce in giro e parlare di cose importanti come questa, quella dei diritti umani, che sono cose importantissime. Senti, Clementino, probabilmente eri piccolissimo, ma quel profumo che si sentiva nell'aria quando a Napoli c'erano Maradona, Pino Daniele e Eddie Warhol, no? Mi pare che Napoli stia riavendo una seconda botta di cultura, state portando tanto in giro, non solo tu, Rocco Hunt, ma tanti nomi. Senti nell'aria che sta cambiando veramente qualcosa? Sì, io negli ultimi anni sto sentendo veramente qualcosa sta cambiando. Ora tocca a tutti, insomma, dobbiamo darci un po' una mano e vedere cosa succede. Sicuramente non abbiamo risolto ancora i problemi, io vivo al centro della terra dei fuochi e da me fa paura veramente, nel senso che molte volte proprio per questo ci sono problemi di cancro, di tumore, e gente che comunque non ce la fa più. Io devo parlare a nome di queste persone. Qualcosa sta cambiando sicuramente, e incrociamo le dita e speriamo che qualcosa cambierà definitivamente. Senti Clementino, i ragazzi di Sansevero quando hanno saputo che venivi qua, insomma, sono andati in fibrillazione. Tu l'anno scorso a Carpino hai fatto cadere mezzo Gargano, erano 46.000, è la verità. E voi siete artisti, io non vi voglio caricare di responsabilità, però un messaggio a questi ragazzi glielo vuoi lasciare? Ma sì, certamente ragazzi, cioè credete nei vostri sogni, vi dovete rialzare davanti ai problemi, perché le porte sbattute in faccia saranno tantissime. Con un po' di determinazione, umiltà e testa alta soprattutto, si possono risolvere le cose. Tu non ne fatta manovra, ti fatta retromarcia, ma ne guarda tu spicchietti, arredo a fiste e schiaccio, c'è ricordo questa città tra mandolino e limone, e c'è la salita giungla, ma ne va vado di mu, quindi come di glu, pure sono solo e sicuro, tu tieni a faccia e in rap da faccio paura. Pure tu, una da carta conosciuta, una vacanza tu sto maro, mira ancora tutto scuro, con passi montagna, sulla fiamma, sulla tampa, ne mangiate, pellicate, baffo prato, fatto tempo, mentre caro cornice una galleria, perché più mangiare, da di fuga, di da fuga. Frigo mia, e viva Sansevero, e viva ue ue ue, e viva guaguaio, e viva Clementino, e viva Sansevero.